dare la parola ai giovani, dare spazio ai giovani, significa anche farsi sorprendere. Perché il cambiamento non può essere un cambiamento solo individuale, di consumo, ma deve essere un cambiamento collettivo. Non può esistere senza la partecipazione della cittadinanza. Lo vediamo già al futuro, le strade sono piene di ragazzi che chiaramente fanno delle richieste ben precise. Scuole di attivismo, azioni di strada. Food Wave è un progetto che coinvolge diverse città, 16 paesi. I giovani come noi hanno un ruolo fondamentale per la transizione sostenibile. E all'interno di questo contenitore di idee grandi, urgenti, proviamo a riflettere su come rendere sempre più inclusiva la discussione su sistemi di cibo più etici e sostenibili. E abbiamo intervistato moltissimi e moltissime attivisti e attiviste. Quanti di voi conoscono la food policy, cioè sanno cosa sia la politica alimentare del Comune di Milano? È molto importante l'apporto che i giovani hanno dato alla battaglia ecologica, giovani agricoltori che arrivano alla terra. Il ruolo del giornalista è comunque fondamentale. Racconto le scelte che faccio, che sono scelte a tutto spettro sostenibili. Tutti ne risentiamo, l'impatto è per tutti. Essere consapevoli e non indifferenti. Posso impattare un po' di meno? Ci occupiamo di promuovere il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. Más pronunciada entre la vida ambiental y humana. Nos han anestesiado y cada vez somos menos conscientes de nuestra ecodependencia para sostener nuestras vidas. Somos porque la naturaleza es. Yo soy Ariel. Hi everyone, welcome. Con impegno e determinazione le battaglie si riescono a vincere, quindi volevamo anche lanciare questo messaggio qui. Dire, scopri che cosa vuol dire essere cittadino. Possiamo unirci per far vedere che l'opinione pubblica va in quella direzione. Chiedere ai governi di mettere in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici proprio il sistema alimentare. E sviluppare attività di coinvolgimento delle comunità che possano accompagnare questa transizione ecologica con una transizione anche culturale. Un ponte per tutta una serie di contenuti che attengono alla sostenibilità. E cosa fa l'arte in questo? Racconta delle storie, ci dice qualcosa e quindi noi raccontando storie, facendo dialogare persone, magari apriremo questi scorci. Buongiorno a tutti. Voi ascoltatori, voi siete ci state ascoltando da diversi canali media per questo evento che è inserito nella 52esima edizione della Giornata della Terra, che viene celebrata in tutto il mondo per raccontare, per discutere, per renderci tutti più consapevoli della cura di questo pianeta e di cosa si può fare per la cura di questo pianeta. In questo incontro che adesso apriamo ne parliamo nell'ambito di un progetto che ci verrà dopo raccontato dalla project manager Emanuela Vita, un progetto che si chiama Food Wave. E il punto di vista sulla cura della terra che esprime questo progetto è il punto di vista che inserisce il tema del clima, del cambiamento climatico, dentro un ragionamento sulla sostenibilità dei sistemi alimentari, quindi cibo e clima, con un'ottica particolare che è quella dei giovani, che sono portatori di azioni ma anche di conoscenze di vario tipo, e quindi come i giovani possono contribuire diciamo al miglioramento, no? Il tema della cura della terra con questo doppio approccio, miglioramento e sostenibilità del sistema alimentare e lotta al cambiamento climatico, in dialogo e in rapporto con le politiche invece delle città, e quindi azioni dal basso e azioni istituzionali. Questo è un po' il filo conduttore di questo incontro che apriamo adesso con Anna Scavuzzo, che è vice sindaco di Milano, ma che prima ancora di essere vice sindaco, ancora da anni fa, ha seguito fino dai primi passi tutta l'evoluzione della Food Policy di Milano, che è appunto una strategia, no, che il Comune di Milano si è costruito, di cui si è dotata, per lavorare appunto alla sostenibilità del sistema alimentare, dove questo tema del clima si unisce in una serie di altre attività che il Comune fa. Quindi io lascerei la parola ad Anna Scavuzzo per un'introduzione che è istituzionale, ma anche un'introduzione competente sui temi. Anna Scavuzzo.
Grazie, grazie ad Andrea Calori, grazie ad Està, anche perché diciamo che la riflessione che portiamo avanti da tempo si inserisce in un percorso che abbiamo condiviso con diversi soggetti pubblici, privati, centri di ricerca e con tutti un po' gli attori della città. Credo che sia importante accompagnare questo momento di saluto e di apertura dei lavori del momento di oggi, intanto ringraziando tutte le città che sono anima e motore del percorso che stiamo facendo, che è anche un percorso estremamente pragmatico, come è la politica nelle città, quindi che ha una visione d'insieme, ha un orizzonte di ragionamento molto ampio e allo stesso tempo sa che è necessario coniugare poi in azioni strategiche che possano incidere nella vita quotidiana delle persone tutto ciò che è oggetto di riflessione. Vorrei condividere con voi tre passaggi rispetto anche al tempo che stiamo vivendo. La prima riflessione che mi piace possa accompagnare questi lavori è che in questo tempo abbiamo maturato alcune consapevolezze e credo che sia importante, soprattutto in questo momento post-Covid, rendersi conto che non abbiamo perso quello che è un po' il percorso che abbiamo fatto nel passato, che è un percorso di consapevolezza. La prima consapevolezza che abbiamo acquisito è che evidentemente le politiche alimentari sono strategiche all'interno di quella che è il ragionamento più ampio sui temi della sostenibilità e quindi a pieno titolo l'intuizione che Andrea Calori ricorderà bene in quel 2014 quando il sindaco di Milano nell'ambito di C40 ragionando sulla sostenibilità e sull'impegno delle città propose che le politiche urbane per il cibo diventassero politiche strutturali e non più episodiche. La seconda consapevolezza è il ruolo delle città e quindi la capacità per le città di essere agenti del cambiamento necessari e fondamentali per un ragionamento più ampio che evidentemente coinvolge stakeholder di alto livello, dai governi alle realtà internazionali e sovranazionali, ma che ha nelle città certamente un fattore di promozione e di propulsione. Ultimo ma non ultimo, la consapevolezza che i giovani sono protagonisti di questo percorso. Mi viene da dire esattamente come lo sono i più piccoli e i più grandi, cioè ognuno ha in questo ragionamento condiviso di comunità un ruolo importante. Ecco che quindi queste consapevolezze ci chiedono di capire come riuscire a far sì che sempre di più la consapevolezza che le politiche alimentari sono strategiche sulla sostenibilità possano davvero essere tali, come le città consolidano il loro ruolo anche di traino, oltre che di civil engagement, quindi di coinvolgimento delle persone all'interno dei processi, e come siamo in grado di far sì che quegli spazi di protagonismo possano essere davvero popolati da giovani, da attivisti, da persone che hanno molto da dire e molto da dare. Quindi credo che sia importante per noi condividere, sono contenta che sia compagna di strada insieme a noi quest'oggi il Comune di Torino, diverse sono le città italiane e internazionali che sia all'interno del network del Milano Urban Food Policy Pact che in tanti network che stiamo costruendo anche grazie alla partecipazione di progetti europei ci aiutano a far sì che questa riflessione partendo dalle consapevolezze quindi da questo legame stretto fra il cibo e la sostenibilità, le città e i giovani possano trovare delle politiche attive all'altezza anche delle ambizioni che condividiamo. Quindi io credo che il miglior modo per festeggiare questa giornata della terra sia quella di confrontarci sulle strategie, su come mettiamo a terra le intuizioni e le consapevolezze che abbiamo maturato fino ad oggi. Vi ringrazio, rimaniamo evidentemente in contatto continuo anche perché i temi di cui oggi parliamo, la survey e la valutazione che Està insieme a Manitese ha costruito ci serve come strumento di lavoro oltre che come ragionamento accademico e credo che sia il passaggio più interessante il fatto di riuscire a coniugare la riflessione e la visione d'insieme con la vita quotidiana. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie ad Anna Scavuzzo perché ha dato un quadro generale, no, delle questioni di cui parliamo in questo incontro che dopo specificherò meglio, ma appunto è importante questo tema della consapevolezza, no? Consapevolezza che è sociale ma anche istituzionale, no? Quindi capire appunto come declinare, come acquisire questa consapevolezza e come declinarla. Emanuela Vite è la project manager del progetto Foodwave, quindi ci può inquadrare questo tema della consapevolezza dentro una serie di azioni che il progetto porta avanti. Emanuela. Grazie Andrea, buongiorno a tutte e tutti e grazie in primo luogo alla vice sindaca del Comune di Milano.
per l'apertura e per aver illustrato come Food Wave, che è un progetto internazionale capitanato dal Comune di Milano, si inserisce una strategia di lunga durata che ha messo in pratica il Comune di Milano in termini appunto della sostenibilità ambientale e delle politiche alimentari. E Food Wave, come è stato citato sia dalla vice sindaca sia da Andrea, è un progetto internazionale, quindi un progetto che mette in gioco, coinvolge 16 città europee e San Paolo in Brasile e 13 organizzazioni della società civile, oltre a Siforti, la rete internazionale di sindaci, che è appunto un focus proprio importante sul cambiamento climatico. E oggi vorrei ringraziare tutti e tutti coloro che partecipano a questa tavola rotonda, coloro che partecipano alla seconda tavola rotonda che si tiene alle 11.30 sui canali di Food Wave, e anche ai 400 studenti Erasmus che in questo momento sono alle prese con gli ultimi preparativi al Centro Sportivo Saini qui a Milano, perché si terranno oggi e domani le Olimpiadi dei giovani Erasmus. E questo per dire che appunto Food Wave è un progetto complesso che tiene assieme municipalità, tiene assieme rappresentanti della società civile e giovani attivisti che stanno provando a costruire un ecosistema che possa in qualche modo mettere in dialogo policy makers e giovani interessati a questi temi e quindi già attivi, già presenti nelle città coinvolte dal progetto e nuovi, assolutamente nuovi cittadini, nuove cittadine, con un'attenzione importante al coinvolgimento appunto delle comunità, delle città. Quindi insomma oggi è la giornata mondiale della terra e sento anche di dire che appunto è un modo per celebrare il fatto che la cura, come diceva Andrea Calori, dovrebbe essere al centro dell'azione di tutti i cittadini e le cittadine, e non solo la cura appunto dell'ambiente e dei sistemi alimentari, ma anche la cura delle comunità e delle città di cui facciamo parte. E Food Wave cerca di fare proprio questo, cerca di informare e coinvolgere giovani cittadini in processi partecipativi che hanno a che fare appunto con le politiche urbane e col tentativo di fare in modo che i giovani diventino dei community organizer o comunque degli attivisti che possano coinvolgere le comunità. E, il progetto è in corso già da 2 anni, ha quindi sperimentato, ha avuto l'occasione di sperimentare diverse linguaggi per informare e coinvolgere, dagli strumenti chiaramente digitali all'utilizzo di linguaggi creativi e artistici. Oggi abbiamo con noi da Milano sia sul Food Forest Farm che grazie insomma a Food Wave ha potuto sperimentare un bel progetto di socialità nel Parco della Vettabbia, dove l'associazione è attiva da diversi anni, ma sono con noi anche Genealogia del Futuro, un collettivo giovanissimo di studenti dell'Accademia di Brera, che grazie a Food Wave è riuscito a fare i primi passi, no, nel mondo dell'arte con questa attenzione importante al coinvolgimento dei cittadini e alla mappatura, no, della Milano sostenibile. E con noi anche una delle attiviste che ci segue dall'inizio di Food Wave, che ha partecipato alla prima scuola dedicata al cibo e clima, che è stata a Milano, e dico questo perché mi piace l'idea che ci sia che oggi, insomma, attraverso questo incontro, il prossimo e anche le Olimpiadi degli Erasmus, emerga questo approccio corale che Food Wave sta costruendo. E quindi buon lavoro e grazie a tutti per la partecipazione e per seguire le attività di Food Wave. La nostra pagina, quindi foodwave.eu, è un ottimo strumento per conoscere non solo appunto la ricerca come quella lì condotta da ESTA, ma anche le opportunità in corso in questo momento, un'opportunità per le città per ricevere dei contributi per realizzare attività
un'attività di sensibilizzazione e di informazione su questi temi. È in corso anche un concorso per giovani artisti di tutta Europa per cimentarsi appunto sempre sul rapporto tra arte, cibo e clima, e quindi il consiglio che do è quello là di seguire i nostri canali social, la pagina di Food Wave, perché è veramente ricca di opportunità, occasioni, nonché anche di strumenti di scambio tra giovani attivi in diversi luoghi appunto dell'Europa. Quindi grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata della Terra. Allora, grazie anche Emanuela Vita. Dunque, con queste due introduzioni che avete visto, non sono state introduzioni formali. Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, è già entrata nel merito delle questioni, così come anche Emanuela Vita ad un altro livello. Adesso, siccome siamo già entrati dentro nei contenuti, approfondiamo alcuni dei temi che stanno dietro a questo incontro. Diciamo, a cura della terra, Anna Scavuzzo diceva la consapevolezza, Emanuela Vita diceva la cura della terra e anche la cura delle comunità, no? Con questo approccio che lei ha definito corale, cioè tra azione sociale e azione istituzionale, quindi azione sociale e politiche pubbliche. Il tema che ci siamo dati per questo incontro è quello, diciamo, degli orti, così sta scritto nel titolo, cioè, tra le pratiche sociali e le politiche pubbliche, dove dietro al tema degli orti c'è un po' questo tema evidentemente della cura della terra come cura materiale, ma poi quello che chiamiamo orto in realtà va molto oltre l'immagine magari semplicistica che spesso abbiamo, no? C'è un tema fondamentale, no, dietro alla questione degli orti nella nostra città contemporanea, nelle città che viviamo, che è quello di capire che cos'è l'orticoltura, ma nel senso di che cos'è la cura della terra. Ancora usiamo queste parole di questa giornata, perché dietro la cura della terra c'è tutto il tema del come pensare la nostra educazione alla terra, no? Che è qualcosa anche di più dell'educazione solo ambientale, c'è dietro un tema di inclusione sociale, di inserimento lavorativo. Il mondo degli orti urbani, dell'agricoltura urbana, quindi c'è agricoltura, orticoltura, poi vediamo anche altre attività, stanno dentro a un ragionamento su che cosa sono le città, questo ce l'ha detto anche Anna Scavuzzo. Quindi l'idea non è quella di parlare di qualcosa di residuale che sta nella nostra immagine, magari anche nell'immaginario della modernità, insomma, qualche cosa che sta in periferia, spesso in aree magari marginali, no? Ma invece l'orto come un modo di pensare il rapporto con la terra dentro le città. Allora, su questo, appunto, come avete visto, credo, dal programma, ci sarà una presentazione prima di tre approcci diversi che ci ha anticipato Emanuela Vita, che sono approcci diciamo dal basso, di carattere sociale, e poi invece una tavola rotonda con delle voci istituzionali, perché di questo parla il progetto Food Wave, no? All'interno di azioni più ampie che diverse città fanno. E per introdurre meglio questo tema, quindi dare qualche chiave di lettura, qualche interpretazione, no, a partire dalla quale attivare queste discussioni che avremo anche dopo, dare la parola a Francesca La Rocca, che come me fa parte di Està Economia e Sostenibilità. Noi siamo un centro di ricerca indipendente, siamo un'associazione non profit che si occupa di diversi temi di economia sostenibili. Il tema dei sistemi alimentari, sistema alimentare delle città in particolare, un approccio locale ai sistemi alimentari, è una chiave di lettura importante per noi sui temi della sostenibilità. E abbiamo fatto insieme, Francesca La Rocca ne è una delle autrici, un report dentro al progetto Food Wave che analizza le 18 città in Europa dove il progetto Food Wave lavora. E abbiamo analizzato proprio che cosa tra dimensione sociale e dimensione istituzionale in queste 18 città viene fatto, mettendo insieme i temi del cibo e del clima, cioè l'ottica climatica, la prospettiva della lotta al cambiamento climatico dal punto di vista della sostenibilità dei sistemi alimentari e come i giovani, questo è il tema poi anche di Food Wave, come i giovani intrecciano, no, le loro consapevolezze e la loro cura della terra come parte più generale appunto di una discorso sulla sostenibilità. E quindi lascio la parola a Francesca La Rocca, che in una decina di minuti ci dà una lettura rapida, trasversale, di quello che emerge da queste 18 città del progetto Food Wave. Francesca.
Buongiorno a tutti, grazie Andrea per avermi introdotto, buona giornata della Terra a tutte e a tutti. È un piacere per me introdurre la sessione di questa mattina dedicata all'orticoltura urbana, perché come anticipato le pratiche di orticoltura urbana o agricoltura urbana sono una buona chiave di interpretazione che fa sintesi tra i due principali temi oggetto del progetto Foodwave, che sono il cibo e il clima, con il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani. Per dire ancora meglio, non solo il cibo, ma i sistemi alimentari urbani e l'emergenza climatica che oggi affrontiamo. Brevemente qualche parola per introdurre che cosa sono le orticolture urbane, le pratiche, le azioni, i progetti che nascono e si sviluppano nelle città. Come anticipato, oggi presentiamo il rapporto redatto da ESTA su coordinamento di Manitese all'interno del progetto Foodwave. Il rapporto osserva le pratiche delle città e degli attori partner e in particolare oggi descriviamo quelli che sono le possibili forme di quelli che sono gli orti urbani. Ci sono sicuramente delle caratteristiche comuni, dei caratteri generali che assimilano queste pratiche. Sicuramente la prima è l'aspetto della multifunzionalità, no? Il fatto che oltre a una produzione, un'autoproduzione alimentare, ci sia lo sviluppo di altre sfere educative, socio-economiche, che possono essere un modello di sviluppo o rigenerazione territoriale per i contesti urbani. Infatti un carattere generale del nostro lavoro di ricerca è quello sempre di fare molta attenzione ai contesti, al contesto in cui le pratiche o le politiche si generano, perché è proprio a seconda del contesto di sviluppo che cambia la forma della pratica e quindi sulla base dei bisogni, delle necessità del territorio, l'obiettivo di sviluppo di queste pratiche. Infatti moltissimo dipende dalla storia della gestione territoriale degli spazi urbani che sono dedicati all'orticoltura, alla motivazione di questa genesi, che può essere di autoproduzione, di rigenerazione urbana, di integrazione o altre motivazioni, e quindi poi anche a seconda dell'impatto che queste progettualità hanno nei territori cambia il modo in cui queste si sviluppano e si concretizzano come anche carattere identitario o meno di un contesto. Quindi la scelta degli obiettivi cambia, non tutti gli orti urbani sono uguali, ci sono motivazioni diverse. Per fare qualche esempio, alcuni orti sono più orientati alla tutela della biodiversità, altri invece magari hanno come scopo l'aumento dell'integrazione, della coesione sociale, oppure lo scambio intergenerazionale dei laboratori che si possono creare all'interno di uno spazio urbano, ma in un contesto di cura e di bene comune. Quindi quello che mi interessa condividere con voi oggi sono alcuni degli elementi che sono emersi dal nostro lavoro di analisi e osservazione. Quindi vi lascio alcuni dati e alcuni spunti di riflessione per il confronto di oggi. Abbiamo rilevato che almeno 2/3 delle città osservate hanno segnalato azioni o progetti di agricoltura e orticoltura urbana, ma quello che è interessante notare è che prevale nettamente la dimensione progettuale localizzata di queste pratiche, ovvero è più raro riscontrare che le pratiche di orticoltura urbana derivano da un indirizzo istituzionale. È molto più comune che la pratica di orticoltura urbana nasca da pratiche della società civile, dei gruppi sociali o degli attori portatori di interesse. E questo ci sembra sicuramente rilevante e ci porta a riflettere sul fatto che sicuramente esiste una relazione tra
la conoscenza, la consapevolezza di alcune tematiche agroecologiche o ambientali e l'azione e lo sviluppo di pratiche territoriali di gestione e di cura dei territori. Sicuramente la conoscenza dei temi è una delle chiavi di sviluppo, ma quando parliamo di conoscenza parliamo anche di sapere popolare, ok? Quindi non solo ai tecnicismi accademici, perché il bello delle diverse forme che hanno gli orti urbani e che portano con sé proprio tanti elementi rappresentativi da chi gli orti urbani li cura e li crea. Un altro elemento sicuramente rilevante quindi è il ruolo che un territorio, una città o una municipalità può assumere avendo la capacità di creare un po' una visione, diffondere una cultura comune per lo sviluppo di queste pratiche. E quindi qui osserviamo che l'innovazione delle pratiche di orticoltura urbana, che quindi diventa spazio anche di comunità, l'innovazione esiste in questa intersezione che c'è tra le azioni e le pratiche dei mondi sociali e invece l'attuazione delle strategie o dei piani istituzionali. Oggi abbiamo l'occasione di avere come ospiti chi la terra la lavora e non solo, anche le istituzioni, quindi lascerei la parola ai territori, ai contesti, augurando una buona giornata della terra a tutti. Grazie. Grazie Francesca La Rocca anche per la sintesi. Allora, come emergeva da quello che diceva Francesca La Rocca, appunto, ci sono delle chiavi di lettura, questo era il senso del suo intervento, delle chiavi di lettura con delle parole che, anche se, come dire, citate una dietro l'altra, no? In questo modo anche molto sintetico, in realtà sono parole che pesano, nel senso che ciascuna delle parole utilizzate si porta dietro un saper fare, un poter fare, un insieme di regole, regolamenti, ma anche capacità di inventare qualcosa di nuovo, no? E quindi ciascuna di queste parole si porta dietro dei mondi. Allora, questo è diciamo un'introduzione che abbiamo cercato di pensare. Francesca La Rocca ci ha fatto questa introduzione per dare qualche chiave di lettura per le esperienze che adesso vengono presentate, che sono esperienze molto diverse una dall'altra, sono esperienze di Milano e di Torino. La scelta è data proprio dal fatto che sono due città partner del progetto Food Wave, su due città italiane, e la scelta non è casuale, no? Credo che abbiate visto tutti, insomma, dalle informazioni che avete trovato su web, sulle vostre mailing list, c'è questo webinar sull'Italia e un webinar invece subito dopo che è dedicato un po' all'Europa. Perché fare una cosa proprio sull'Italia? Perché molte città italiane stanno ragionando su che ruolo dare, su come chiamare, appunto, le parole importanti, su come chiamare le esperienze di orticoltura urbana nelle città italiane. Quindi Milano e Torino sono due città di Food Wave, e il dialogo è rivolto all'Italia per questi motivi. Le esperienze quindi sono di Milano a Torino, Soul Food Forest di Milano, Genealogia del Futuro sempre di Milano, e Orme, che è un'esperienza di rete, quindi un'esperienza particolare di Torino. E sono quindi esperienze dal basso, diciamo, sociali, che intersecano in modo diverso anche l'azione dell'ente locale, l'azione istituzionale, e che combinano appunto tutti questi temi di cui Francesca La Rocca ci ha parlato in modo sintetico, appunto con queste parole chiave. Partirei da Soul Food Forest, che è questa esperienza milanese, ma non solo, perché parte già con dei legami internazionali, e Alessandro Di Donna ce ne parla. Sì, grazie Andrea, e buongiorno a tutti. Alessandro, mi sentite? Mi sentite? Ok, penso di sì. Appunto, sì. Grazie per... Sì, grazie. Sì, Soul Food Forest Farms è un'organizzazione no profit che ha trovato casa al Parco della Vettabbia, come diceva appunto Emanuela. E il Parco della Vettabbia, che per chi non lo conosce, è nella zona sud-est di Milano,
dove è proprio il limite nord del parco agricolo sud, quindi siamo all'interno del parco agricolo e abbiamo cominciato la collaborazione con due aziende agricole del parco sud, che sono Cascinet e Azienda Agricola Davide Longoni, quindi sono due aziende agricole innovative, nel senso che portano comunque l'idea di rigenerare e recuperare questi terreni che per anni sono stati in abbandono. E Soul Food che cosa fa? Soul Food cerca di accelerare su questi terreni agricoli la cosiddetta transizione ecologica, cioè applichiamo dei sistemi agroforestali che si ispirano al lavoro di un ricercatore svizzero che è chiamato Ernest Gosch, che poi ha fondato quindi questa filosofia dell'agricoltura sintropica, e da cui appunto per questo che Soul Food è un'organizzazione che poi ha questi legami internazionali, proprio perché nasce da questo nucleo di sperimentatori e cerca di applicarlo quindi nel nostro contesto territoriale e di appunto unire un po' quello che è oggi la strategia dell'Unione Europea, cioè la Farm to Fork, dove le aziende agricole diventano attori principali nella lotta al cambiamento climatico, secondo quello che è il modello del carbon farming, quindi la possibilità che le aziende agricole, l'attività agricola diventi abbia la capacità proprio di sequestrare il carbonio, di stoccarlo nel suolo e quindi poi rigenerare i suoli. Quindi parliamo appunto di aumento della fertilità, parliamo di diminuzione del fabbisogno idrico delle nostre colture e produrre servizi ecosistemici che sono sia di tipo culturale, perché appunto il nostro spazio ad oggi è configurato come un campo, un'aula didattica direi a cielo aperto, dove anche gli amici di Genealogia del Futuro hanno, abbiamo collaborato per anche appunto con delle performance e altre attività che portiamo avanti nel corso insomma di tutto l'anno, e quindi diventa proprio uno spazio per la città che può conoscere queste pratiche, può conoscere l'innovazione e le sperimentazioni in campo agricolo e appunto diventa insomma un luogo vissuto di incontro e di scambio di tante tante persone che ci hanno dato una mano proprio in questa rigenerazione. E con Foodwave abbiamo fatto delle bellissime iniziative, abbiamo portato prima la foresta in città, cioè nel quartiere Corvetto, facendo un'installazione con più di 1000 piante e abbiamo dato in adozione queste piante alle persone che sono venute alla festa di via, e poi tramite una passeggiata siamo tornati nel campo e abbiamo messo a dimora queste piante insieme ai partecipanti. Quindi creiamo questa relazione tra appunto i quartieri adiacenti e il nostro campo. Grazie. Grazie Alessandro Dionno anche per la sintesi. È interessante appunto, sempre avendo in mente che cosa può essere nelle sue diverse valenze il mondo della coltivazione urbana. L'area su cui loro lavorano è un'area in cui c'è una tradizione veramente millenaria di agricoltura, che però appunto mangiata, assorbita e anche semi-abbandonata dalla città in espansione, ha bisogno di essere risignificata, trovare nuovi significati che non sono quelli tradizionali, è quello che loro fanno, no? E questo tema della creare comunità, creare significati connessi all'attività di coltivare, che mi sembra importante. Su temi simili lavora anche Genealogia del Futuro, abbiamo qui Liuba Ciaramella e Alessandra Sebastiano che hanno un'esperienza proprio sul piano culturale, insomma, della creazione di significati, e ce ne parlano adesso. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Alessandra appunto di Genealogia del Futuro, che è attualmente un'associazione culturale no profit nata in seguito a un progetto didattico promosso dall'Accademia di Belle Arti di Brera. Progetto didattico dall'omonimo titolo, diciamo, perché appunto nasce proprio come Genealogia del Futuro. Quindi è stata un'occasione per riflettere sui temi più contemporanei, quindi del riscaldamento climatico,
e di questo periodo che stiamo vivendo, che in ambito accademico viene definito come antropocene, quindi un periodo in cui diciamo, la Terra è molto più soggetta all'azione umana che prima e in cui il disastro appunto ambientale è molto più visibile. Partendo da questi temi abbiamo avuto l'occasione di partecipare al bando promosso da Foodwave del Comune di Milano e grazie appunto a questo bando siamo riusciti a portare a terra proprio tutte quelle speculazioni che vengono promosse nelle aule accademiche. E quindi tra settembre, ottobre e novembre abbiamo realizzato un ciclo di eventi partendo da una serie di talk radicate in diversi luoghi di Milano, perché la nostra esigenza, la nostra urgenza principale era tornare ad abitare la città. Ragionando proprio su questo concetto abbiamo capito che era necessario proprio uscire dalle nostre case e in seguito anche comunque a quello che è stata tutta la situazione pandemica abbiamo avvertito proprio l'urgenza di tornare ad abitare dei luoghi che fino a quel momento c'erano stati preclusi e grazie a questa volontà ci siamo radicati proprio nella città attivando una serie di collaborazioni con dei luoghi proprio non istituzionali, uscendo anche dall'Accademia stessa, guardando a quelle realtà magari che sono più periferiche rispetto al centro proprio di una città come Milano, che è una grande metropoli. E quindi abbiamo portato proprio i cittadini in luoghi diversi, penso ad esempio al Parco Segantini, al Centro Internazionale di Quartiere, proprio anche il Parco della Vettabbia, dove abbiamo poi radicato tutta una serie di performance coinvolgendo sempre dei giovani artisti che provenivano dall'Accademia di Brera per riattivare un luogo, riattivarlo tramite la pratica curatoriale, perché noi siamo fondamentalmente dei giovani curatori. Riattivarlo tramite quindi un'azione di cura che potesse intessere quindi delle relazioni nuove sia con la terra stessa che proprio tra le persone che abitano un determinato quartiere. E tra questi due grandi eventi, quindi convivio che era la serie di talk e propagazioni invece la serie di performance che si sono radicate al Parco della Vettabbia, abbiamo fatto un grande evento, cioè Eco, una camminata sonora e performativa che partiva proprio dall'Accademia di Brera, cioè il nostro luogo, per arrivare al Parco della Vettabbia, alla riscoperta dei corsi d'acqua nascosti di Milano. Quindi una sorta di percorso sinestetico che univa sia i suoni urbani che i suoni, diciamo, artificiosi dati dalle varie tappe in cui poeti e artisti hanno parlato proprio appunto dell'acqua, che tra l'altro ci ha anche travolti fisicamente perché quel giorno pioveva molto. e quindi ringraziamo comunque sempre Foodwave e il Comune di Milano per questa opportunità e soprattutto anche Alessandro Di Donna e Soul Food Forest Farm e Cashinet per averci accolti e per averci, diciamo, indirizzati e averci permesso di farci conoscere sul territorio di Milano. Scusate, mi inserisco nella discussione perché abbiamo perso momentaneamente il nostro moderatore. Eccoci, scusate, sì. Inserto tecnico. Sì, c'era un po' così. Allora, abbiamo sentito un altro modo di costruire significati, no? Significati e senso, senso condiviso. Adesso c'è questa terza esperienza che è piuttosto diversa invece dalle altre perché è un'esperienza di carattere cittadino e di rete, l'esperienza di Orme, Orti Metropolitani di Torino, che prova a mettere insieme da alcuni anni, con una serie di iniziative, esperienze localizzate, anche molto diverse tra loro, di orticoltura. Vittorio Bianco. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Come diceva Andrea, siamo una rete, un'associazione in cui i soci sono a loro volta dei soggetti collettivi, di diverso tipo, perché ci sono ONG, ci sono cooperative, ci sono associazioni, Onlus, APS,
la cosa che hanno in comune è che si occupano in diversi modi di orticoltura urbana. Come i soggetti, anche i tipi di orti sono molto diversi. Ci sono orti sul tetto, ci sono orti realizzati in cassone, orti in pinaterra, hanno dimensioni diverse, si va da piccoli orti comunitari a grosse estensioni, come quella di Orti Generali, che ha oltre 100 orti individuali. C'è questo mix di realtà che gestiscono anche orti individuali, orti gestiti individualmente da cittadini che li hanno in assegnazione all'interno di un contesto più comunitario, e altri che invece realizzano e gestiscono orti che sono collettivi, cioè in cui non ci sono aree di pertinenza di questa o quell'altra persona, ma l'intera area ad orti è gestita in maniera collettiva dagli abitanti che sono coinvolti. Rispetto a quanto è stato detto prima, no? Quando si cercava un po' di classificare il mondo dell'orticoltura urbana, quindi noi abbiamo in realtà un po' tutto lo spettro di esperienze, per tipo ma anche per finalità, perché diciamo nella nostra rete ci sono orti che nascono per creare comunità, per essere un punto di incontro di abitanti, orti che hanno anche una finalità di produzione, orti che nascono da realtà che si occupano di target specifici di utenti, e quindi possono essere rivolti a persone diversamente abili, possono avere una finalità più strettamente educativa, essere orti didattici, insomma c'è un po' davvero tutto ciò che l'orticoltura urbana, per il fatto di essere in città, può realizzare nel contatto tra terra, ambiente e persone. Il tema della biodiversità è un tema che stiamo affrontando un po' tutti. Quasi tutti gli orti della rete hanno realizzato delle aree al proprio interno che sono finalizzate a coltivare piante che permettano di sostenere la popolazione di impollinatori. Abbiamo anche candidato recentemente un progetto che ha proprio quella finalità, cioè di promuovere l'orticoltura come strumento di preservazione della biodiversità, in particolare della biodiversità di impollinatori, e anche cercare un po' di connettere con dei corridoi ecologici le oasi che abbiamo creato. Siamo anche coinvolti in Foodwave, siamo partner di un progetto presentato da Fiesca Verde, e alcuni di noi, per esempio l'associazione che io rappresento dentro Orme, ha anche un progetto Foodwave che è effettivamente legato al tema degli impollinatori, cioè raccogliamo dai mercati, ci sono varie esperienze di raccolte di cibo venduto dai mercati per distribuirle a persone in condizioni di necessità. Noi arriviamo ancora dopo, cioè a quelle parti vegetali che ormai non sono più adatte al consumo umano, ma hanno ancora la potenzialità di rigenerare la pianta, e soprattutto laddove si tratta di piante che possono favorire la popolazione di impollinatori, cipolle, carote, eccetera, facciamo rigenerare la pianta, la facciamo andare a fiore e creiamo queste piccole oasi per gli impollinatori. Tornando alla rete, la rete è nata per diversi motivi, aspetti di comunicazione, offrire un luogo in cui tutti gli orti dell'area metropolitana si possono presentare e possono in questo modo essere più accessibili agli abitanti. C'è un aspetto di advocacy: gli orti in città hanno problemi comuni legati, diciamo, all'uso del suolo, legati alla presenza di inquinamento. Abbiamo in comune il fatto di occupare spazi che spesso sono dati in gestione dalla città, e quindi cerchiamo anche di interloquire con la città rispetto alle modalità con cui queste aree possono essere date in concessione. Facciamo un lavoro di informazione e documentazione, di raccolta di informazioni utili e di materiale che può essere utile a chi vuole intraprendere un'attività di orticoltura.
Stiamo creando anche una biblioteca invece di oggetti, di strumenti che magari non sono alla portata del singolo orto, perché ci sono, diciamo, una dotazione di attrezzi che fa parte dell'uso quotidiano di qualsiasi orto urbano. Ce ne sono altri che sono comunque utili, che vengono usati in punto di rado, che hanno dei costi più elevati, e quindi stiamo creando questa attrezzoteca condivisa. L'altro motivo per cui siamo diventati rete è quello di affrontare progettualità che non sono alla portata della singola associazione che opera alla scala locale, quindi progetti sovralocali, progetti che hanno a che fare con l'ecosistema cittadino o metropolitano. Infine, un'altra forza che abbiamo trovato nella rete è quella della formazione e anche della condivisione di risorse umane. I progetti degli orti urbani, come tutto ciò che è agricoltura, risente un po' della stagionalità, e quindi ci sono dei picchi di attività, picchi anche di progettualità, in cui è utile sapere di poter contare non solo sulle proprie forze, ma anche su altre organizzazioni che dispongono di professionalità in grado di realizzare quei progetti che andiamo a proporre. Dal punto di vista della formazione, abbiamo realizzato dei percorsi formativi sia sull'orticoltura didattica che sull'ortoterapia. L'orto urbano è vicino alle persone e quindi può svolgere una serie di funzioni che sono orientate alle persone, quindi appunto tutto il mondo della didattica, il mondo della terapia e quindi di come recuperare e come aiutare i percorsi di cura delle persone. E poi c'è anche un aspetto che è emerso in particolare durante il primo lockdown, soprattutto, in cui molte persone hanno perso il lavoro, e gli orti sono diventati in quell'occasione luoghi in cui raccogliere e distribuire cibo a chi ne aveva bisogno. Credo di aver offerto un po' uno spettro di quello che facciamo. Ci chiamiamo Orti Metropolitani Torinesi, ma in realtà il nome da statuto è Orti Metropolitani, perché non escludiamo comunque di ampliare questa rete e accogliere altre realtà che operano su altri territori. Allora, grazie anche a Vittorio Bianco che appunto ci ha dato un po' questa prospettiva della cura di un luogo, no? Di un orto dove si costruisce senso e attività, no? Azione e senso a partire da un luogo, al tema della cura della città attraverso la cura di ciascun luogo, no? E ciascun luogo messo in rete. Questa cosa ci permette di costruire un bel ponte invece con la seconda parte del nostro incontro, in cui mettiamo in relazione, no? Queste esperienze, che sono esperienze sociali, ciascuna delle quali avete già visto, no? Che è comunque in connessione con l'attività del comune, dei comuni, con invece l'attività propria degli enti locali, no? E quindi che cosa stanno facendo, in questo caso le città di Milano e di Torino, su questo tema del senso nuovo, senso diverso e sensi, anzi, a plurale, diversi dell'orticoltura urbana. E ne parliamo con Cristina Sossan del Comune di Milano, dell'Ufficio Food Policy, che quindi inserisce il tema degli orti e delle coltivazioni dentro uno sguardo generale sul sistema alimentare della città. Valentina Capocefalo, che dentro il Foodwave diciamo è una delle attiviste, no, che lavorano dentro Foodwave, ma anche un background, è un lavoro come dottoranda, no, come geografa, e si occupa anche di questi temi. E poi Ezio De Magistris, che è, diciamo, nel Comune di Torino, è la memoria storica e, diciamo, il soggetto tecnico che ha visto e ha accudito, no, tutte le esperienze le diverse esperienze di orticoltura urbana di spazi verdi nel Comune di Torino. Quindi questo passaggio tra azione sociale e azione istituzionale, quindi politiche pubbliche, con quest'ottica anche dei giovani che attraversa tutto il progetto Foodwave, io ho una domanda da fare a tutte e tre, e vi chiederei appunto ciascuno di stare anche un po' nei tempi, perché poi ci facciamo almeno un paio di giri, poi di giri di chiacchierate, poi ci sono anche delle questioni che vengono dal pubblico. Il primo giro è un po' questo tema che ho annunciato prima, cioè come si passa da progetti
singoli progetti sociali ad una strategia generale, ad un piano generale, ad un'azione, ad un contesto generale, da che cosa si parte, no? Non è detto che ci sia un piano che tiene insieme tutto, e magari lo si fa con alcuni pezzi, no? Con le scuole, con alcuni agricoltori, no? Eccetera. Quindi il primo tema è come si passa da queste esperienze che si radicano in un luogo ad un'azione più complessiva della, di un comune? Da dove si parte, quali sono le vostre esperienze e quali obiettivi anche si è data la città, no? Nel caso di Valentina Capocefalo, poi è anche un'osservazione magari trasversale su queste cose. Diamo la parola prima a Cristina, magari, Cristina Sossanna del Comune di Milano. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno a tutti e grazie Andrea e grazie alle suggestioni che sono arrivate fino ad ora, molto interessanti e che ci hanno dato effettivamente un'idea e una visione di ciò che sta succedendo un po' nei nostri territori. E io ho qualche piccola slide, spero di stare nei tempi e cercherò di essere breve giusto per presentare un po' quello che appunto il Comune di Milano sta facendo e che siamo riusciti un po' anche a raccogliere in un'occasione che abbiamo voluto creare con la città e come facciamo spesso anche come food policy del Comune di Milano, cioè creare questi momenti in cui chiamiamo tanti soggetti e stakeholder attivi e diciamo che hanno competenza su determinati temi a confrontarsi sulle esperienze che stanno facendo e quindi le chiamiamo comunità di pratica e questa diciamo che ci ha permesso di analizzare un po' la situazione sugli orti urbani è stata realizzata poco prima del Covid e verrà sicuramente riproposta prossimamente perché questo appunto degli orti è un tema molto presente in città e quindi cominciamo con queste due foto che sono un po' emblematiche di due situazioni a Milano, una in un parco pubblico, la prima al parco Alessandrini con questi orti dati appunto ai cittadini, la prima foto dove vedete i filari e la seconda invece quella dell'Orto Botanico di Milano che è un altro luogo importante in cui si può fare educazione e sensibilizzazione. Vai pure avanti Francesca. E diciamo che volevamo con questo primo giro darvi un po' un'idea di ovviamente quali sono alcune delle possibilità. Il Comune di Milano ha attivato attraverso la direzione quartieri municipi, attraverso l'area verde e insomma come attività nelle varie direzioni vari progetti sugli orti e inoltre anche sono stati mappati diverse situazioni, appunto dagli orti urbani, agli orti in ospedale, agli orti spontanei, i giardini condivisi, le modalità sono molte. In particolare il comune attraverso gli orti urbani cede ai cittadini una parte di territorio in via temporanea per uso appunto a privati in modo che questo possa essere sostanzialmente una attività di promozione diciamo di sviluppo di una parte del territorio e anche dismessa o comunque degradata e che però possa essere ceduta a singoli in particolare in situazioni svantaggiate per la realizzazione appunto di attività di coinvolgimento sociale e aggregative. Circa oggi contiamo appunto al 2019-2020 erano circa 900 diciamo le particelle ortive attive, più di 900 attive in città e un'altra modalità è quella dei giardini condivisi che appunto più o meno erano state mappate in circa 15 esperienze a livello cittadino perché sono esperienze non più individuali, ma esperienze collettive, anche queste che stanno avendo grande successo. In particolare abbiamo notato anche ovviamente questo ritorno alla cura anche della città, anche dopo la pandemia, no? E sono queste invece situazioni in cui c'è il frutto di un'attività collettiva, in cui vengono coinvolte diverse entità, diversi soggetti, che decidono in un determinato territorio di prendersi cura di quel pezzo di territorio e costruire insieme un progetto su questa idea appunto di orto e di giardino condiviso. E appunto, come vi dicevo, grazie a questa comunità di pratica siamo riusciti insomma, più o meno a mappare allora circa 15 giardini condivisi e anche su questo appunto è una competenza che a livello di municipi è in continua diciamo, evoluzione e c'è quindi un affidamento e una presa in carico proprio a livello territoriale di questa attività. Vai pure Francesca.
L'altro punto su cui volevo mettere l'attenzione e che su cui ci siamo concentrati proprio perché, come dicevi tu Andrea, di dare una direzione, di capire qual è anche un'ottica, quella degli orti didattici, che sicuramente a Milano sono molto presenti e appunto sempre in questa mappatura, grazie alla direzione educazione, siamo riusciti a capire che più o meno ci sono 107 orti scolastici, e di cui appunto 82 di una gestione comunale diretta sui territori proprio dei nidi dell'infanzia, che ci dà proprio l'idea di quanto siano importanti. E in particolare sostanzialmente è importante vedere come questi non siano progetti solo singoli della scuola, ma come un po' anche gli altri attori hanno detto, sono progetti che coinvolgono la comunità. Se passi alla prossima, poi vado verso la chiusura. Francesca, ok, qui vediamo appunto come per creare un orto, anche che sia un orto didattico, un orto scolastico, è molto importante la partecipazione ovviamente del personale scolastico all'interno della scuola, ma anche di tutto ciò che è la rete che c'è intorno, quindi di volontari, di associazioni, associazioni di genitori, associazioni di nonni, e è importante anche riuscire a capire come è possibile sostenere questo tipo di attività e quindi anche mettere in rete le possibilità eventualmente di supporto, di finanziamento e costruire questo tipo di attività. Chiudo dicendo appunto che questa comunità di pratica è stata l'occasione proprio per chiamare tanti soggetti, con l'ultima slide, a definire un po' un quadro di come si possono fare per esempio degli orti didattici a Milano, e quindi abbiamo cercato appunto proprio in questa occasione di chiamare tanti soggetti che lo fanno, che fanno questi orti, dalle associazioni agli insegnanti, agli educatori, quindi la comunità educante, ma tanti altri soggetti, e proporre, promuovere, da prima era un vademecum che poi abbiamo trasformato in vere e proprie linee guida, in cui abbiamo definito degli step, no? Una visione e dei passi per facilitare, diciamo, per le scuole la creazione di questi strumenti, ma anche poi per la comunità, per dare in modo anche eventualmente a chi vuole promuovere nella scuola del proprio territorio un certo tipo di sensibilità, portarla all'interno, sollecitando, diciamo, questo tipo di progetto. Poi magari ce lo teniamo per dopo. Grazie. Grazie Cristina anche per la sintesi delle tante cose. Appunto, il pezzo di risposta che mi porto a casa, appunto, è, tu hai usato la parola comunità di pratiche, comunità educante, quindi questo è lo spazio della costruzione del senso tra le esperienze sociali e l'azione istituzionale, e in tutta questa diversità di esperienze che ci sono a Milano, appunto la scelta di privilegiare, no? Almeno per certi versi, dare una direzione, questa è l'espressione che ti ho usato, partendo dagli orti didattici nelle scuole. Ezio De Magistris ci dà invece una voce che è un po' diversa, appunto, dal comune di Torino, che è vicino a Milano, ma sempre diverso, sono due città con identità diverse. Ezio. Grazie, saluto tutti i partecipanti. Noi siamo, ecco, come diceva giustamente il collega, il tempo, purtroppo, lo dico con un po' di malinconia, mi ha fatto vivere tutto il percorso dell'esperienza Orti nella città di Torino, nel senso che è un'esperienza che parte dal 1987, con una visione, un'intuizione assolutamente per quel periodo rivoluzionaria del compianto dottor Rodone, direttore del servizio verde pubblico, che già in quegli anni vedeva l'esigenza di trovare degli spazi per degli orti regolamentati. Io prima, piuttosto che entrare nel merito proprio un po' più tecnico, che però per certi aspetti è molto simile a quello di Milano, cioè a orti dati direttamente ai cittadini dalle circoscrizioni e gestiti dal comune, orti associativi di iniziativa più diciamo appunto volontaristica, associativa, quelli sono sistemi di affidamento. Io quello che vorrei invece sottolineare, proprio perché ho una visione che va indietro di oltre 30 anni praticamente, e che è mutata proprio fortunatamente la sensibilità
e anche un po' la vocazione degli orti urbani, perché in quegli anni lì, fine anni Ottanta, l'orto urbano spontaneo, no, abusivo, chiamiamolo anche col suo nome vero, perché la parola spontaneo diciamo che è molto gentile, no? Veniva vista dalle loro amministrazioni come un abuso e un disordine nella gestione del territorio. E quindi quello che diceva giustamente prima il moderatore, mancava era già allora un sintomo di scarsa cura, no? Questa cosa che adesso abbiamo addirittura, appunto, questi assessorati della nuova generazione che guardano soprattutto l'aspetto della cura della città, no? Non solamente, e quindi già allora il problema che emergeva era quello di un disordine e di una scarsa cura soprattutto delle periferie, perché poi il grosso degli orti spontanei erano collocati sulle fasce periferiche. E da allora molto è cambiato. Torino, per vedere degli orti passare dall'idea ai fatti, ci ha messo quasi 15 anni, quindi non è stata una cosa immediata, ovviamente partendo da quella lettura lì e cercando di coinvolgere quegli orti spontanei che invece andavano in qualche modo regolamentati. Da quel periodo, da 20 anni fa, i primi li ho realizzati nel Parco del Meisino nel 2003, molto si è evoluto. Il collega amico Vittorio Bianco lo sa perfettamente, nel senso che è cambiata proprio la missione degli orti urbani, e quindi dal taglio mettiamo in pulito un po' il territorio, si è passati invece a una funzione, è una visione sociale e ambientale e di biodiversità assolutamente per quello che stiamo vivendo in questi anni, innovativa, fortunatamente evolutiva e innovativa. Per cui oggi siamo in una fase, chiamiamola 2.0, addirittura anche 3.0, no? Nel senso che chi oggi si mette a pensare agli orti urbani, e ci sono diverse, Orme è uno, ma ci sono altre realtà molto interessanti, non pensa solo più all'aspetto produttivo dell'orticello, che comunque ha sempre una componente di sostegno al reddito non banale, però la vede anche come tutto un sistema che ruota intorno di un'economia circolare che è stata presa dalla città di Torino col piano infrastrutture verdi, col piano strategico infrastrutture verdi, proprio perché se n'è sottolineata la vocazione, che non si ferma solamente dal punto di vista alimentare del pomodoro, ma che, come dire, si può mangiare, però entra in un circuito molto più complesso. Io questo fotografo con una, andando indietro di circa 30 anni, quindi sono assolutamente contento. L'unica, e poi chiudo, l'unica cosa che io sto cercando di fare su Torino con gli assessori competenti è traghettare l'esperienza dell'orto individuale, tradizionale, circoscrizionale, eccetera, eccetera, in un orto con quelle caratteristiche anche di sostenibilità, che stia in piedi da solo, che non abbia bisogno troppo dell'aiuto, come dire, del pubblico, no? della città piuttosto che di altri. E quindi, ecco, la sfida che vedo davanti nei prossimi, se non andiamo troppo di 5-10 anni, è proprio quello di importare e di migliorare questo modello che sta prendendo piede, comunque da quello che sento dai colleghi sta prendendo piede. Grazie. Grazie Silvia Magistris, la sua memoria storica che ci dà l'idea di questa evoluzione, e questo è anche proprio il tema, no? Cioè, perché, in che senso le nuove generazioni, no? Il tema dei giovani, Food Wave, ci possono aiutare a costruire nuovi sguardi, no? su qualche cosa che deve per forza essere diverso, perché la società nostra non è quella degli orti
di 30 anni fa. Ecco. Su questo magari Valentina Capocefalo, che è una studiosa, insomma, che quindi analizza in modo anche trasversale delle esperienze, ci può dire qualcosa. Volentieri. Valentina. Bene, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto e ringrazio anche per la domanda legata alla scala, che è un concetto, una lente che è particolarmente cara a noi geografi. Beh, rispetto a quello che è l'evoluzione, diciamo, dell'orticoltura urbana a Milano, senza dubbio possiamo dire che oggi siamo in una situazione ben diversa da quella descritta da Italia Nostra nel 1982, no? Diciamo che rispetto però specificamente alla scala, io personalmente ho il dovere come studiosa di sollevare alcuni dubbi. La scala territoriale di riferimento degli orti urbani all'interno del contesto di milanese è quella municipale. Diciamo che la logica che prevale è la necessità di essere vicini in qualche modo a quelli che sono i bisogni dei cittadini e di praticare quella che Alberto Magliaghi definisce la democrazia dei luoghi, no? Che è una cosa che apprezzo profondamente e che trovo particolarmente virtuosa per contrastare anche ad esempio tutte quelle logiche predatorie che spesso arrivano dall'esterno, che appunto interessano le aree verdi e le colonie ortive. Questa, diciamo, declinazione della scala si concretizza nel fatto che gli orti sono regolamentati da appunto regolamenti che si muovono alla scala municipale pur facendo riferimento a dei principi guida definiti dal Comune di Milano. Rispetto al quadro che abbiamo fatto prima, gli orti comunitari che richiamano l'esperienza dei giardini condivisi sono certamente un'esperienza appunto innovativa presente sul territorio. Bisogna però ammettere che sono delle esperienze minoritarie. Quello che diciamo prevale ancora oggi, nonostante appunto ci siano dei significativi segni di cambiamento e mutamento anche della società, è il fatto che prevalgono appunto le colonie ortive che potremmo definire in qualche modo tradizionali, no? Quindi la singola assegnazione nominale e personale, che non è un dettaglio da poco, di appunto singole particelle, spesso, a differenza di quello che avviene all'interno delle esperienze europee, a uomini e non di rado pensionati. Quindi in realtà in un quadro che si sta muovendo verso l'innovazione bisogna ammettere che appunto è un quadro che lentamente purtroppo si sta muovendo verso l'innovazione. Un altro aspetto della scala che trovo critico e che secondo me bisognerebbe mettere sul tavolo e bisognerebbe rifletterci insieme, e sono contenta che Foodwave lo faccia, è legato al salto di scala che queste esperienze dovrebbero fare e che rilevo con piacere che a Torino si fa e questo avviene. Perché se pensiamo al fatto che la logica della pianificazione e della tutela del verde a Milano si muove su quella che diciamo è la bioregione, no? Definita in modo secondo me corretto e molto diciamo dall'alto valore ecologico all'interno di quelli che sono i principi che guidano appunto la tutela del verde in una delibera del 2013 e che poi confluisce nel regolamento del verde del 2017, ecco, diciamo che quel fronte di scala, quel fronte territoriale purtroppo non si rileva poi in quella che è la condivisione delle esperienze e appunto delle buone pratiche, e forse insomma sarebbe opportuno lavorare in questo senso. Mi fermo qui per necessità di sintesi, appunto, magari sì. Poi abbiamo tempo di approfondire. No, grazie anche della sintesi che ci permette di discutere bene a più voci. Allora, tu ci hai aiutato a dare delle chiavi di lettura che provano a illuminare un po' quello che ha detto Cristina, no? Cristina dice ci sono tante esperienze, lo sappiamo, costruire diciamo una strategia generale richiede un consenso, no? Un consenso, per questo no, il tema della comunità di pratica, cioè capire chi sta dentro in questa comunità, ascoltarlo e poi scegliere alcune cose da cui partire, perché appunto siamo tutti contenti che ci siano molti significati dietro agli orti, no? La biodiversità, l'inclusione sociale, il lavoro, l'autoproduzione, poi il problema è capire come inserire tutto ciò in un quadro di politica, no? Questo è anche un po' il senso del tema della food policy. Questa cosa non è così banale e ce l'ha detta anche un po' Ezio De Magistris prima. Allora, in tutta questa complessità di cui siamo tutti anche sempre più consapevoli,
vi chiederei in un secondo giro di provare a ragionare, a dirci qualche cosa, qual è la vostra esperienza anche sul ruolo dei giovani. Giovani vuol dire appunto dai più piccoli fino agli under 35, come dice il progetto Foodwave, nel senso che ci può dare un po' una guida per questa complessità, cioè qual è la vostra esperienza nel costruire una strategia generale per i comuni, nel coinvolgere i giovani, cioè i giovani in che senso stanno aiutando, cioè cosa che stanno facendo con voi nelle vostre comunità di pratica, nelle vostre reti. Posso dare la parola a Cristina prima? Ma io colgo un attimo l'occasione per mettere insieme anche un po' di cose che si possono aggiungere alla presentazione di prima, e grazie comunque alle sollecitazioni dei due relatori qui con me. E ovviamente appunto ci sono tantissime esperienze e che anche diverse in queste, diciamo, sia degli orti urbani, quindi dell'esperienza del singolo, come un po' diceva Valentina, ma anche appunto invece di quella dei giardini condivisi. E penso che la cosa positiva proprio anche di Milano sia vedere come associazioni ed enti diversi si colleghino all'interno dei quartieri e dei municipi proprio per intorno a questa idea degli spazi verdi. E quello che sicuramente un po' si è visto è proprio che c'è anche un avvicinamento di soggetti che magari prima non si parlavano e che da questa opportunità iniziano e costruiscono, diciamo, una nuova collaborazione del territorio. Quindi questo secondo noi è una cosa comunque molto molto positiva, perché ci riporta a ragionare anche proprio di come si riutilizzano gli spazi in modo diverso e ripensando proprio all'ottica proprio di avvicinarsi alla terra e ad attività che possono coinvolgere più soggetti. Non solo, come diceva Valentina, anche diciamo i pensionati, nel senso che comunque le proposte vanno anche proprio a supportare quelle che sono delle, diciamo, delle frange di popolazione che appunto hanno bisogno di alcuni tipi di supporto anche da un punto di vista proprio di coinvolgimento delle opportunità, e quindi questo penso sia una cosa importante. E l'idea proprio appunto di partire dall'esperienza degli orti e di chiamare tanti soggetti a ragionare con noi, appunto con le comunità di pratica, così come facciamo sullo spreco, così come facciamo sull'educazione alimentare, è proprio lo strumento con cui secondo noi appunto è importante dialogare con i diversi soggetti per mettersi nell'ottica di capire le diverse diverse istanze, e quindi anche con questo proprio andiamo a raccogliere quelli che possono essere dei suggerimenti. Foodwave comunque è un progetto in cui si comincia e si fa questa riflessione, e anche già in questi primi mesi, primo anno e mezzo di progetto, abbiamo avuto diverse opportunità, no, di conoscere e di entrare in contatto con quelli che sono degli attori che sul territorio portano avanti queste idee. E inoltre ricordo che a Milano, e in particolare anche con la Food Policy, si muove in un contesto come quello che poi diceva Valentina, che è quello anche un po' dell'ACUST, quindi di una dimensione più ampia, in quella in cui si cerca di promuovere e di ragionare anche in termini di agricoltura urbana e periurbana con delle connessioni forti, cercando proprio di arrivare, diciamo, al mettere insieme tante attività, tante opportunità, dal public procurement appunto all'educazione, alla sensibilizzazione, proprio perché è un tema fondamentale e che è contenuto in quelle che sono proprio le priorità della Food Policy di Milano. Grazie, sì, Ezio De Magistris, che poi alle 11 ci lascia, quindi stiamo tutti nei tempi. La tua esperienza sul ruolo dei giovani, come vedi i giovani in questo mondo della, che tu dici 2.0 degli orti? Sì. Ma qualche passo è stato fatto in avanti, soprattutto con gli ultimi regolamenti circoscrizionali di affidamento degli orti, e quelli appunto gestiti direttamente dalla città di Torino. Adesso io ho visto che la collega Cristina ha dato dei numeri: Torino ha circa 450 orti circoscrizionali gestiti direttamente dalle circoscrizioni della città, e ne ha forse anche di più, e invece gestiti, adesso il numero esatto non l'ho tenuto negli ultimi 2-3 anni, ma si contavano già diverse centinaia per gli orti invece con questa figura associativa, come diceva anche Vittorio, eccetera.
il passo avanti che abbiamo fatto rispetto ai regolamenti dei vecchi orti, di quelli nati negli anni 2000, è che abbiamo dato una premialità anche alla figura dei giovani, cioè il giovane che si vuole impegnare a basso reddito, comunque che vuole impegnarsi nell'orto urbano, ha la possibilità anche nei regolamenti di trovare il suo spazio. E questo è nato già con gli orti di Falchera, che sono stati affidati circa 3 anni fa, 120 orti, dove il fatto di essere una persona giovane, avere appunto un reddito basso e magari una situazione familiare anche disagiata, dà un punteggio maggiore. E così vedo che anche chi promuove degli orti associativi, come dire, di iniziativa appunto associativo-privata, mi viene in mente adesso così Orti Generali, che è un'esperienza molto interessante, so che anche al loro interno le persone giovani che si vogliono impegnare nella coltivazione degli orti, ma anche della vita comune, no? del sistema orti, sono incentivati, lo possono e lo devono fare, cioè, ce ne sono parecchi. Questi 120 orti, anche fatti, anzi 150 per esattezza, su Orti Generali, una bella percentuale è di persone, di famiglie giovani, famiglie con figli piccoli, eccetera. Quindi l'evoluzione sta andando in quella direzione. Devo solo dire che purtroppo l'aspetto didattico, che era di cui parlavano le colleghe, invece è un briciolino più su Torino, io parlo, è andato un pochettino scemando, ma come sempre succede, non tanto perché non ci sia una volontà, ma perché a volte mancano le figure di riferimento tecniche. Gli orti scolastici era un progetto voluto e molto sentito da alcuni colleghi agronomi che lavoravano con noi, che andando in pensione, lo dico brutalmente, hanno lasciato andare un po' il progetto. Per cui molte volte le gambe le danno, cioè, come dire, a questi progetti ci vogliono poi le persone associate che ci credono. Sì. Grazie Ezio, per il bagno di realismo che ci fai fare, nel senso che appunto per tradurre poi le idee dentro organizzazioni, dentro istituzioni e quindi luoghi condivisi e regolati, c'è sempre bisogno di questo realismo. Valentina, su questo tema dei giovani hai delle osservazioni tu? Sì, fornisco una risposta lampo, visto che i tempi iniziano a farsi stretti. Come giustamente appunto sottolineavano gli altri relatori, i giovani hanno, diciamo, un ruolo decisivo nel mettere in scena pratiche anche, no, di gestione degli orti che, diciamo, fino a qualche tempo fa erano inconsuete, che invece oggi diventano via via sempre più importanti. Diciamo che una di quelle che mi sembrano particolarmente significative è ad esempio inserire all'interno degli spazi dedicati all'orticoltura urbana luoghi che in realtà non sono dedicati all'agricoltura urbana. Un'esperienza che mi è cara, un esempio che mi è caro è quello della Food Forest di Cashnet. Al suo interno c'è un'area benessere che in realtà pare non abbia, no, assolutamente nulla da condividere con l'orticoltura urbana, ma in realtà fa sì che tantissime persone, spesso giovani, perché sono coetanee delle persone che hanno creato e che frequentano Food Forest, poi arrivino a frequentare quel luogo e si avvicinino all'agricoltura urbana, che non è una tematica con cui spesso loro hanno familiarità, attraverso attività altre. E questa mi sembra una cosa molto interessante e molto legata a una pratica, a una declinazione, diciamo, giovanile di questa esperienza. Grazie. No, fantastico, grazie della sintesi. Allora, in chat ci sono delle domande che sono arrivate, ve le sintetizzo io e porrei una prima questione a Ezio, così poi lo lasciamo andare, sappiamo che poi alle 11 precise deve andare via. Perché appunto il bagno di realtà, io ho detto prima, grazie del bagno di realtà che ci dai, no? Cioè, che cosa vuol dire tradurre le idee in organizzazioni, in istituzioni? Allora, nelle domande, ci sono delle domande che hanno a che fare con la sostenibilità economica di queste esperienze, che è qualche cosa di cui hai parlato anche tu, no? Molte esperienze giovanili, tra l'altro ci sono delle domande che chiedono come si costruisce l'autosostenibilità economica e altre domande che dicono invece
d'accordo, c'è un po' questa, questa diffusione di esperienze di carattere culturale legata agli orti, no? E quindi si fanno eventi, si costruisce una cultura condivisa e questo va bene. Questa cosa non è necessariamente legata all'avvio di un'esperienza che poi si autosostiene. Allora, metti insieme un po' queste domande e le rilancio un po' a te. E poi a Cristina faccio invece un'altra domanda sulla connessione tra queste esperienze e la food policy in generale. Come te la vedi sulla questione dell'autosostenibilità di queste Allora, adesso si è bloccata l'immagine, ma la vedo bene, la vedo come unica soluzione a tanti problemi che ci sono che abbiamo vissuto in questi anni, quando gli unici a portare avanti gli orti urbani erano le circoscrizioni e la città, perché il problema dell'orto urbano, insomma, cerco di essere... Potremmo fare un seminario solo su quello, no? Il problema dell'orto urbano è la gestione ordinaria di tutto quello che gravita attorno all'orto. È specifico, noi in quegli anni lì abbiamo pensato alla tipologia di orto urbano, eravamo venuti anche a Milano a vedere Parco Nord, con l'esperienza degli orti di Parco Nord, eccetera. E nasceva con la casetta, l'acqua, le zone comuni, i servizi igienici, no? Cioè, sono tutte cose che, se ci pensiamo, al di là del pezzo da coltivare, sono cose da gestire banalmente, ordinariamente, che va dal servizio igienico, dalla fossa biologica, eccetera. Questa roba il comune ha capito che in questi 15-20 anni non riesce a starci dietro, e quindi è obbligatorio il passaggio a una gestione organizzata, associativa, con dei referenti unici che si prendono carico di tutto questo sistema di piccole cose, no? Faccio un esempio: una di queste realtà compra, lo dico ma è banalizzo, compra i piantini per tutti e 150 gli orti. È un'economia di scala semplice, ma è un'economia di scala che prima sugli orti circoscrizionali c'erano 100 teste, per esempio gli orti della Rivore sono 173 teste, che ognuno correva per casa sua, insegnava all'altro come vivere, eccetera. Il fatto di avere un riferimento, che può essere l'associazione con delle figure professionali e tecniche che aiutano a indirizzano, ecco la parola, indirizzano a fare la buona gestione dell'orto, quello è importantissimo, perché noi abbiamo visto in questi 15-20 anni come dire, lo dico benevolmente, la fantasia al potere, no? Cioè, tornavano le lamiere, le vasche da bagno, i lavandini, le toppie, no? Fatte con materiale, con qualsiasi tipo di materiale. Quindi, ecco, quello è stato il punto debole degli orti. Una bella cosa, una bella iniziativa, quella degli orti di quell'epoca lì, ma con questa degenerazione. Allora, adesso chi sta facendo orti associativi lo sta facendo proprio con uno spirito anche un po' di ordine e di ma poi c'è tutto l'aspetto che abbiamo detto prima, cioè tutta la parte didattica, tutta la parte di accompagnamento, perché c'è gente che arriva che non ha mai visto una zappa in vita sua, quindi bisognerà insegnargli anche, no, come si usa. Questo è un po' il discorso che faccio io, quindi assolutamente l'indirizzo che io sto cercando di dare anche agli amministratori che arrivano nuovi è di portare un modello che vada in quella direzione. Certo. Tecniche da un lato, tecniche di coltivazione, e poi sì, anche la conoscenza anche dei canali di connessione con l'istituzione e l'uso dei regolamenti, no, che ci ricordava. Anzi, io ti inviterei proprio prossimamente, so che una delegazione era già venuta qualche mese fa, a vedere alcune realtà nostre qui, non solo quella di Vittorio sicuramente, ma anche altre, perché tutto quell'indotto ulteriore che si sta creando è proprio in quella direzione delle biodiversità, l'allevamento di api, i frutteti, e tutte cose che stanno evolvendo, ma perché c'è a monte un'idea che unisce tutto, no? Quindi se non c'è una regia, ognuno corre per sé, certo, e fa anche cose, certo, sbagliate sicuramente.
Sì, tra l'altro questo è anche un invito a guardare il sito di Foodwave, dove vengono costantemente aggiornate informazioni su tutte le esperienze, e poi anche i siti delle città, nel senso che Foodwave è un progetto di cui sono parte nelle città, ma appunto tutte queste sono anche testimoniate da documentazioni web. Un altro pezzo del discorso che viene, che possiamo agganciare a queste ultime cose che diceva Ezio De Magistris, lo potremmo fare forse con te, Cristina, rispetto, le guinciate alcune delle domande, se uno dei temi appunto è la conoscenza anche del linguaggio istituzionale, no? Per trasferire pratiche, no? Nel mondo delle politiche, se ci puoi dire qualcosa tu su quali sono i canali di comunicazione tra i giovani e l'esperienza del Comune di Milano, la food policy, poi anche nel modo specifico il mondo degli orti, quali sono i canali che voi usate per costruire questa relazione istituzionale? Ma allora, diciamo che dando un po' una risposta a varie domande, mettendo un po' insieme, vedo che ce n'è, e in realtà in questi anni credo che proprio attraverso le diverse azioni della food policy, proprio che sono state fatte anche attraverso le comunità di pratica, ma proprio concretamente nelle azioni diverse, abbiamo assistito, diciamo, siamo venuti a contatto con diverse realtà giovanili, in particolare se penso per esempio a quello dello spreco alimentare, e quindi delle tante azioni appunto di giovani che si sono interessati al tema appunto del cibo e del legame appunto con anche l'impatto climatico del cibo, soprattutto attraverso il tema dello spreco alimentare. Ed è anche proprio attraverso quello che ci sono tante azioni invece che li coinvolgono anche direttamente, penso appunto agli hub di quartiere contro lo spreco alimentare, ma appunto a varie azioni che sono implementate. Qualcuno mi chiedeva anche, ci chiedeva sulla parte di informazione, l'idea di partire appunto dai bambini e quindi di iniziare a dialogare con loro ci porta non solo a parlare con ovviamente i bambini, ci porta quindi a costruire dei processi con gli educatori e poi anche con le famiglie, sul lato appunto degli orti, della questione del cibo in generale, della consapevolezza sull'importanza appunto del cibo, della conoscenza, della stagionalità, di come vengono prodotte le cose, dei processi che stanno appunto all'interno di un sistema alimentare, e aggiungiamo a questo anche la comunicazione e le attività che si fanno per esempio con Milano Ristorazione o attraverso i nostri canali appunto su quelle che sono delle attività educative e informative sul tema del cibo. È ovvio che appunto abbiamo iniziato e stiamo portando avanti un processo che parte dai piccoli, consapevoli del fatto che questo ha un impatto anche sulle famiglie e ovviamente su tutto ciò che sta intorno appunto alla scuola, e quindi sostanzialmente anche questo è una cosa che va portata avanti step by step, possiamo dire. Quindi secondo me ci sono vari punti di entrata con cui appunto i giovani sono venuti e stanno venendo a contatto con i temi della food policy, e in particolare proprio nelle occasioni delle comunità di pratiche che cerchiamo di invitare tutti i soggetti che sono interessati e che con noi costruiscono alcune attività a cominciare e a portare appunto le loro istanze. Tra le varie attività, come qualcuno prima mi diceva, stiamo facendo dei libretti in particolare sull'educazione alimentare che appunto vengono trasferiti ai bambini e quindi anche alle famiglie, che li portano a ragionare su come si può attivare insieme la conoscenza. E sulle attività degli orti ovviamente anche questo è stato molto importante, anche questa parte sulle linee guida, perché non era indirizzata appunto solo alle scuole, ma a tutti quei soggetti che hanno per esempio intorno alla scuola, come dicevo prima, intorno a una scuola, e possono vedere delle opportunità di attivazione e di costruzione di progetti di comunità intorno alla scuola. Quindi molto spesso ci siamo anche resi conto proprio che i progetti possono anche non venire direttamente dalla scuola stessa, ma da attori che intorno hanno in mente un progetto e che chiedono alla scuola di partecipare, quindi possono essere anche altri gruppi, e quindi anche questo è un suggerimento poi per le future azioni di chi si vuole avvicinare, anche dei giovani, a costruire un progetto che tiene insieme diverse parti diciamo della comunità. Quindi non so se ho risposto ad alcune. Sì, sì. Ah, chiudo solo dicendo che ovviamente queste esperienze di Foodwave
ci hanno dato proprio l'opportunità di iniziare anche questo percorso e di coinvolgere tanti soggetti che stanno portando avanti queste cose. Quindi qualcuno chiedeva se possono già essere, si può già contabilizzare dei risultati. Io credo che si farà appunto alla fine di questo progetto, proprio perché l'obiettivo è anche attraverso questi bandi che prima presentava Emanuela Vita, si cerca di portare, di far emergere le esperienze e quindi di portarle poi a chiusure, quindi a vedere quali e quanti sono i soggetti con cui costruire dei nuovi percorsi. No, grazie molte Cristina, ma per diversi motivi. Intanto perché mi aiuti a chiudere bene, hai già fatto tu una chiusura di fatto, ma poi anche la risposta complessa che ci hai dato ci aiuta un po' a ribadire una cosa che ho detto un po' all'inizio quando ho presentato il lavoro di Francesca La Rocca sull'analisi sulle 18 città fatte all'interno del progetto Food Wave, cioè dietro alle parole che stiamo usando c'è una grande complessità e chi sta dentro un progetto e chi sta dentro anche a un'esperienza ha spesso, diciamo, porta con sé un grande carico anche emotivo, anche di aspettative, no? L'aspettativa di fare una cosa importante, l'aspettativa di chiudere un progetto, dalle tue parole emerge molto chiaramente, con altro linguaggio, su un altro piano, anche quello che ci diceva Ezio De Magistris, cioè c'è l'emotività, c'è il coinvolgimento, c'è la voglia, c'è l'intenzione, no? Ci sono azioni anche che portano immediatamente dei risultati, ma ciò su cui stiamo ragionando dentro a Food Wave e dentro anche nel vostro caso la Food Policy Milano è un disegno più generale che deve per forza uscire anche da una semplicità dell'azione. L'azione, per essere efficace, spesso deve essere anche semplice, per mostrare anche in modo visibile anche chi, da parte di chi non sta dentro un tema, che si possono fare delle cose, si possono avere dei risultati. E però questo 2.0 di cui parlava Ezio De Magistris, insomma, questa costruzione di un senso diverso dell'orticoltura, che non è una cosa residuale. Valentina Capocefalo ci diceva prevalgono spesso delle cose individuali, no? L'approccio individuale, mentre invece dobbiamo passare a un approccio di sistema. Queste cose, per fare queste cose non basta il coinvolgimento, l'azione neanche quotidiana di un singolo, di un gruppo, ma c'è bisogno di qualche cos'altro, e le risposte non possono altro che essere complesse, come ci ha detto tu Cristina. Quindi costruire un'educazione richiede anni, costruire un'educazione con i bambini è diverso da farla con i giovani, è diverso da farla con gli adulti, insegnare delle tecniche, l'esperienza di Orme, no? Ad esempio, no? Fare una rete degli ortisti per condividere risorse richiede altri tempi. Cioè, quindi il passaggio un po' mi sembra che mi porto a casa, insomma, da tutte le vostre parole è un po' questo, no? Cioè capire come passare dalle pratiche alle politiche richiede linguaggi diversi, richiede tempi diversi, richiede coinvolgimenti diversi. Su tutto questo credo che ci possa aiutare il progetto Food Wave, ma in generale le azioni che anche si fanno in questo spazio, no, di mezzo tra azione sociale e attività istituzionale. Chiudo dicendo che questo ragionamento, no, che Cristina ci ha aiutato in questo anche, lo si può proseguire, per chi ha voglia e tempo, dalle 11:30 in poi, in un'altra sessione di webinar, sempre legata alla giornata della Terra, sempre dentro al progetto Food Wave, che è in inglese. È in inglese perché non riguarda solo il contesto italiano, ma tutto il partenariato di Food Wave, quindi con un pubblico di tutta Europa. Questa sessione è proprio sull'innovazione dei sistemi alimentari nelle città, e quindi è un po' questo passaggio da un tema che già abbiamo visto essere complesso, quello degli orti, dell'agricoltura e della coltivazione in città, 2.0, insomma, con questi nuovi significati, come diceva Ezio De Magistris, al passaggio diciamo più di contesto, più di sistema, cioè come innovare i sistemi alimentari della città. Quindi per chi ha voglia e tempo, alle 11:30 c'è il link, sempre i canali di Food Wave, per seguire quest'altro webinar. Io direi che possiamo chiudere qua, e quindi ringrazio molto Valentina Capocefalo per le chiavi di lettura che ci ha dato nella sua doppia versione di ricercatrice e di attivista Food Wave. Anche questa cosa non l'ho detta, ma insomma l'accennata Emanuela Vita, insomma c'è tutto un mondo di giovani che dentro a Food Wave sta facendo anche scuole di formazione, di attivismo in rapporto alle pratiche, insomma, quindi è un mondo molto interessante di cui lei fa parte. Ringrazio Cristina Sostan e Ezio De Magistris, che si è dovuto sconnettere, ma
ci ha salutato già prima, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a voi, grazie a tutti. Buona giornata a tutti e a tutte.